Dottor Romanzo Italiani è un progetto artistico che lavora sull'uso delle immagini oggi. È stato fondato nel 2011 da me, Giorgio Barrera, Andrea Botto, Marco Citron e avevano partecipato alla prima riunione Marco Signorini e Maurizio Montagna. In occasione del cinquantenario dell'alluvione di Firenze, il progetto Riva ci ha commissionato questo lavoro che abbiamo realizzato attraverso una residenza e un workshop che si intitola Quei giorni del diluvio. Per portare avanti il progetto abbiamo deciso di realizzare appunto un workshop che ha coinvolto la Scuola di Fotografia Fondazione Studio Marangoni di Firenze e l'Accademia di Belle Arti. La scelta di utilizzare il fotoromanzo è appunto, come lo dice anche il nostro nome stesso, è quello di utilizzare un linguaggio che è vernacolare, pop, ma che alla fine riesce a veicolare anche contenuti interessanti, importanti e anche costruttivi. Il 50° anniversario dell'alluvione di Firenze è stato il motivo per il quale abbiamo fatto questo lavoro. Una delle prime operazioni che abbiamo fatto è stata quella di chiamare la nazione e chiedere se riuscivano a fare un articolo e quindi trovare una persona che fosse nata proprio in quel giorno, perché poteva diventare il nostro personaggio principale. La richiesta di fare questo articolo era anche una modalità per far capire che stavamo lavorando sul territorio e che volevamo innescare delle relazioni. Le relazioni ne abbiamo anche innescate perché comunque hanno partecipato diversi studenti e con loro abbiamo creato proprio un network anche nelle loro relazioni. E questo è stato molto importante. Alla fine di questo oltre un mese di lavoro siamo riusciti a realizzare un libro con una rivista, con Skinner Books. Abbiamo realizzato questa rivista pubblicata da Skinner Books e, come dicevo prima, sì, le relazioni, ma anche l'idea di un progetto collettivo, perché le immagini che sono all'interno della pubblicazione, così come nella mostra, sono realizzate da tutti, sia da noi, membri del collettivo io e Andrea Botto, e tutti gli studenti o gli artisti che hanno, giovani artisti che hanno collaborato. Nel 2016 Fotoromanzo Italiano ha partecipato e poi vinto un bando indetto dal Centro per l'Arte Contemporanea delle Murate e in partnership con la Regione Toscana. Abbiamo presentato la nostra proposta come un workshop e la proposta era, cioè il bando si vinceva una residenza qui al centro. E abbiamo presentato la nostra proposta come un workshop perché volevamo condividere con altri una delle modalità espressive che viene un po' dallo studio fatto da Fotoromanzo Italiano nel passato sui linguaggi. La residenza e il workshop sono andati di pari passo, hanno convissuto, diciamo così. I ragazzi che hanno partecipato al workshop sono giovani artisti e fotografi provenienti dall'Accademia di Belle Arti di Firenze e dalla Fondazione Studio Marangoni, sempre di Firenze. Il titolo della pubblicazione e del progetto è Quei giorni del diluvio. Abbiamo assolutamente evitato di focalizzarsi sull'idea del dramma o sulla drammatizzazione, ma drammaticizzazione, se non come idea di sceneggiatura. Ma la cosa più importante è stata creare una serie di relazioni e di far vedere come il fiume, come elemento naturale, possa essere strumento anche di riflessione artistica e storica.